corso, in questo caso alla fine di una legislatura, fare un bilancio dell'esperienza appena trascorsa. In realtà sarebbe un problema se questo non avvenisse, se questo passaggio non avvenisse, perché significherebbe che il nostro agire non si basa sull'esperienza, bensì appunto sull'improvvisazione. E sulla base di quel bilancio anche io non vorrei perdermi nella cronologia degli eventi, perché ci vorrebbe un mese di intervento, ma vorrei solamente formulare, colgo l'occasione per formulare, alcuni auspici per la prossima legislatura. Alcuni auspici che rivolgo sia in qualità di consigliere dimissionario, ma soprattutto da cittadina. Il primo auspicio è di ordine istituzionale. Mi auguro che la prossima legislatura sia composta da persone che sappiano che maggioranza e governo non sono sinonimi e che far parte di una maggioranza non significa appiattirsi su un governo. Mi auguro anche che i prossimi membri di governo amministrino in maniera saggia il potere, che non lo utilizzino per fare clientelismo, per sperperare i soldi pubblici in consulenze inutili e infornate, che non usino le delibere per legittimare ex post pratiche totalmente illegittime. Mi auguro che si rafforzino gli anticorpi a presidio della democrazia, che siano in grado di conoscere e depotenziare i conflitti di interesse sul nascere, che siano in grado di ascoltare le proposte e i contributi e le critiche costruttive della cittadinanza, delle parti sociali, e non di liquidarle con atteggiamenti di lesa maestà. Mi auguro che chi denuncia l'esistenza di una rete di caporalato o chi denuncia un'infiltrazione criminale capace di far impallidire Corleone non venga additato come fantasioso e complottista, ma venga ascoltato con attenzione e si collabori, si trovi la forza di collaborare per rimuovere e agire su quelle infiltrazioni. Mi auguro che il prossimo Consiglio Grande Generale sia capace di fare quadrato attorno ai consiglieri denunciati per aver fatto emergere con chiarezza i contorni delle infiltrazioni criminali. Mi auguro che la futura maggioranza capisca che l'opposizione non è un nemico, ma una componente fondamentale della democrazia che altrimenti non può definirsi tale. Mi auguro che capisca l'importanza della mediazione, che non è sinonimo di ricatto. E mi auguro che la prossima classe politica parli meno per slogan e spenda meno tempo in maldicenze e in operazioni di marketing da social media e che spenda più tempo a lavorare sui contenuti a riflettori spenti. Mi auguro soprattutto che sia capace di impegnarsi e operare efficacemente fuori da quest'Aula affinché i lavori in quest'Aula non si trasformino in sequestri di persona, dei consiglieri e delle persone che lavorano a Palazzo Pubblico. E mi auguro che il confronto si sposti nel Paese, e questo forse è il vero vantaggio di fare politica in un territorio così piccolo. E mi auguro ovviamente che quel confronto non sia farlocco, ma sia un confronto realmente tale, non una messa in scena che val bene un passaggio sulla TV di Stato. Mi auguro che la futura classe politica sia capace di vivere la vita di partito e la vita istituzionale con spirito critico e non in base a ordini di scuderia, e soprattutto in modalità di formazione continua e agendo, avendo sempre bene in mente il bene del Paese e non quello personale o del proprio partito. Molto banalmente, se un partito salta, il Paese va avanti ugualmente. Se salta il Paese, salta anche il partito. Mi auguro soprattutto che la politica sia in grado di creare un clima di fiducia basato sulla collaborazione e non una falsa collaborazione basata sulle strategie. Mi auguro che i membri dell'esecutivo siano definiti non in base ai conteggi delle preferenze alle elezioni, ma in base alle attitudini, alle competenze e all'esperienza. Se una persona non è in grado di amministrare oculatamente il denaro del proprio partito e usa il proprio ruolo per banchettare alle spalle del partito e quindi a spese dei cittadini, non sarà mai un bravo segretario alle finanze. Ovviamente il riferimento non è all'attuale segretario alle finanze. Il secondo auspicio lo rivolgo alla cittadinanza. Mi auguro che la cittadinanza non si lasci annichilire e che trovi la forza di partecipare alla vita politica del Paese con ancora più vigore e soprattutto con spirito critico. Durante questa legislatura ci sono stati alcuni passaggi irreversibili e di una gravità assoluta. Penso ad esempio alla svendita degli NPL, che ha risposto agli appetiti degli speculatori e non agli interessi del Paese. Penso al caso Titoli e alle forzature sul Tribunale. Ecco, mi auguro che la cittadinanza capisca l'importanza del suo ruolo di controllo sulle persone che ha eletto, che siano di maggioranza o di opposizione.
Al tempo stesso mi auguro che si sia in grado di approntare una modalità inedita di fare politica, perché con i ritmi attuali e con la disinformazione pilotata è praticamente impossibile per un comune mortale che lavora, che studia, che ha una famiglia, avere contezza di quello che sta succedendo all'interno delle istituzioni. Se in un paese piccolo come il nostro non si è in grado di raggiungere la cittadinanza con trasparenza, con chiarezza e con semplicità, significa che quell'opacità è funzionale a qualcos'altro, è funzionale a un disegno diverso. Mi auguro anche che la cittadinanza non si lasci abbindolare da promesse di tipo clientelare, quindi assunzioni estemporanee, collaborazioni, future convenzioni. La stessa promessa clientelare fatta a una persona con tutta probabilità è stata fatta da altre 10, 20, 50, 100 persone, e la parte sana del Paese non può continuare a soccombere per mano dei suoi stessi concittadini. Mi auguro appunto che la parte sana del Paese, che esiste ed è presente in tutti i settori, nelle imprese, nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione, nel corpo diplomatico, trovi finalmente il suo spazio e determini un cambio di rotta in senso virtuoso. Personalmente mi rendo conto che è molto difficile credere alle promesse dei partiti. La storia del nostro Paese è costellata di esempi di partiti e movimenti che al fuori dalle stanze dei bottoni si sono guadagnati la fiducia della cittadinanza per poi tradirla una volta al governo. Quindi l'esperienza purtroppo ci insegna ad essere scettici. Per questo è importante che la cittadinanza sia attiva e vigile, che chieda conto ai propri rappresentanti, che non ceda alle superficialità delle maldicenze e della propaganda, che in questa campagna elettorale, sono certa, purtroppo, si manifesterà in tutta la sua potenza. Vedrete fioccare per magia nuovi e sedicenti siti internet che vi proporranno interviste e comunicati che definire tendenziosi è un complimento, ma solo per il fatto che sono sconosciuti e diciamo si presentano come siti di comunicazione, allora vengono considerati super partes, ma non lo sono. A una verifica più attenta scoprirete che sono siti di comunicazione gestiti ad esempio da figli di ex ministri dell'interno italiani, oppure da guru della comunicazione politica italiana e così via. Il filo diretto che lega la mala politica sammarinese alla mala politica italiana passa anche attraverso la gestione della comunicazione e dell'informazione. Una volta consapevoli di questo, poi ognuno sceglierà legittimamente che comportamento adottare. Infine una riflessione, perché mi fanno sorridere i maldestri tentativi di instillare nella gente il timore di una restaurazione. Questa è la parola chiave del momento. Mi fa sorridere perché affinché una restaurazione avvenga occorre che un vecchio sistema sia stato smantellato e che uno nuovo sia stato insediato. Ma il vecchio sistema non è stato affatto smantellato, sono cambiati i frontman, sono cambiati i protagonisti, ma il metodo, gli appetiti, le colonizzazioni sono i medesimi. Sono cambiate le facce di chi occupa i centri di potere e di chi occupa le poltrone, ma i metodi sono invariati. Il governo uscente ha agito in perfetta continuità col passato e, se posso permettermi, anche in maniera più spregiudicata, forse conscio del poco tempo a disposizione. Ecco, concludo eccellenza, e anzi scusate se approfitto, ma essendo l'ultimo comma con indicazioni vorrei cogliere l'occasione anche per ringraziare il mio movimento, il Movimento Rete, non solo i colleghi in aula, ma soprattutto i membri del direttivo dell'Assemblea e tutti quelli che si sono avvicinati in questi anni per aiutarci, mettendo il loro tempo e le loro energie in maniera volontaria a servizio del Paese, permettendo a noi di fare lo stesso. Credo sia questo l'approccio giusto di chi vuol fare politica, perché quindi fare politica con l'intenzione non di prendere qualcosa, ma di dare qualcosa, quindi di dare il proprio tempo, le proprie energie, la propria esperienza e il proprio spirito critico. Grazie, Eccellenza.